Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. E oramai siamo abituati ai video in notturna, altro video post luna di notte, perché sono le 2:15, ho finito adesso di vedere Juve-Inter terminata 1-1, perché comunque in serata sono stato impossibilitato di poterla vedere, quindi ho dovuto per forza recuperarla dopo, perché comunque io, cioè, fosse stata Salernitana-Inter magari mi sarei visto solo il risultato, però Juve-Inter comunque una partita di una certa rilevanza, poi siamo in finale di Coppa Italia, quindi alla fine ecco una partita importante. Sul lato risultato all'Inter va bene, perché appunto questo pareggio arriva in extremis su rigore e possiamo andarci a giocare praticamente una finale in casa, perché in sintesi quello sarà la semifinale di ritorno, non essendoci gol in fuori casa, con qualunque risultato di pareggio si va ai supplementari e in caso di vittoria la Juve passa la Juve, in caso di vittoria l'Inter passa l'Inter. Quindi è come una finale vera e propria. E niente, diciamo, entrambe le squadre a livello di azioni e a livello di gioco non hanno proposto questo granché, hanno più pensato a contenersi, perché di azioni pericolose, ma proprio pericolose, me ne ricordo un paio per la Juve: il tiro di Di Maria parato da Handanovic proprio all'inizio partita, e a parte il gol, a parte i gol ovviamente, e poi il tiro parato, anche qualche tiro parato su Vlaovic, su qualche colpo di testa di Vlaovic, ho finito alto. Mentre per l'Inter il tiro di Brozovic e il tiro di Mkhitaryan a fil di palo, quindi alla fine non è che c'è stato tantissime azioni, come magari Inter-Fiorentina, che è stata una partita che comunque da una parte e dall'altra la partita poteva finire con molte reti in più, sia per l'Inter che per la Fiorentina. Diciamo che, ragazzi, il discorso è molto semplice: avevamo davanti l'avversario peggiore che ci potesse capitare, in fatto di, perché il nostro problema adesso è fare gol, sostanzialmente proporre gioco e fare gol, e questo era l'avversario peggiore, perché con la Juve era l'unica squadra con cui non avevamo praticamente ancora segnato in tutto il campionato, e, tra andata e ritorno, e comunque è una squadra che non ti fa girare, cioè Allegri conosce bene Inzaghi e sa come poter fermarlo. E ce la siamo dovuti cavare sul rigore, perché alla fine la Juve in un modo o nell'altro l'aveva spuntata, questo cross deviato che alla fine è finito dall'altra parte su Cuadrado. Come al solito noi soffriamo molto gli esterni della Juve, ce la mettono sempre così, e diciamo probabilmente sono anche uno dei nostri lati deboli, gli esterni, perché alla fine l'attacco, appunto, ripeto, parte delle prestazioni come stanno andando, però alla fine è un attacco secondo me completo. Manca magari qualcuno al posto di Correa, ci fosse stato Sanchez o anche Thuram o chi ne è, magari Dybala. Con Dybala eri proprio un pacchetto completo, però appunto è un pacchetto non insufficiente, ecco, diciamo così, a livello di giocatori. Poi a livello di prestazioni è insufficiente in questo momento. Però diciamo sì, il pacchetto esterni non è molto il nostro punto di forza, e soprattutto in questo momento. E diciamo appunto questo traversone deviato finisce a Cuadrado e tira. Danovic lì non credo potesse fare molto, certo il tiro non era angolatissimo, quindi potenzialmente ci poteva mettere la mano, però era uno contro uno col portiere, quindi in corsa poi il giocatore, quindi proprio era difficile pararlo, era più difficile pararlo ovviamente che altro. Quindi Handanovic non gli posso dire niente al gol. E si stava indirizzando una partita sull'1-0, che alla fine 0-0 sarebbe stato il risultato giusto, e io pregavo che finisse al 1-1, cioè mi ha detto va bene pure un pareggio, ma basta che non sia 0-0, perché dobbiamo sbloccarci dal punto di vista del risultato. Poi ovvio rodevo se fosse stato viceversa, cioè se segnavamo magari con un gol su azione all'80esimo e poi al 90esimo pareggiava Juve, ovviamente mi rodeva il triplo. Però così diciamo sollevato in parte, perché comunque non abbiamo risolto i nostri problemi, perché per 90 minuti alla fine è stato molto un tic ritac, ritic ritac. Ho visto qualche miglioramento su altri giocatori rispetto a Inter Fiorentina, però poco, poco, troppo poco per poter dire che potrebbe andare meglio, cioè ce n'è di strada da fare ancora. E il problema è che abbiamo poco tempo e tante partite appiccicate, perché venerdì rigiochiamo già.
E niente, appunto, andando per le prestazioni singole, Handanovic ha fatto una buona parata, sarebbe almeno da 6 e mezzo il voto, appunto, se, tra 6 e mezzo, 6,25 gli darei, 6 più. E i tre difensori, Acerbi, Bastoni e D'Ambrosio, è D'Ambrosio, cioè, non è che mi poteva aspettare, visto che ha chiuso Di Maria, una certa ho fatto, ma mamma mia, ragazzi, cioè, non credo che lo rivedrò mai più nella mia vita che D'Ambrosio chiude Di Maria. Da Acerbi non ha cercato di contenere Vlahovic, cioè, qualche volta si è perso, quindi in una partita perfettissima, Bastoni poteva fare qualcosina in più, però almeno, no, stavo per dire non abbiamo preso gol, ma invece l'abbiamo preso, quindi poteva finire molto peggio, ecco, poteva finire molto peggio. Darmian ha contenuto Kostic perché oggi veramente non l'ho visto. A parte in un paio di ripartenze non l'ho visto pericoloso come le altre volte, si vede comunque quando sta Darmian sulla destra è meglio, almeno il fattore di contenimento. E poi c'era sulla sinistra Di Marco che non ha fatto una brutta partita, mi è piaciuto. E anche Brozzo mi è piaciuto, Barella primo tempo male, secondo tempo un pelino meglio, però è sempre troppo nervoso. Miki, abbastanza anonimo, però sulla tre quarti si è fatto vedere, ha messo palle interessanti e si è fatto, diciamo, molte delle azioni che poi sono finite con un tiro, sono iniziate, cioè sono finite con un assist suo, quindi molto bene. Dzeko l'avevo visto bene il primo tempo, il secondo è sparito, comunque ha provato a destreggiarsi da Bremer e Gatti, lottando ma senza riuscirci tantissimo. Lautaro invece insufficiente. Perché si è fatto anticipare sempre da Danilo, non si è visto proprio. I subentrati invece Gosens ha fatto quel che poteva, ma secondo me Inzaghi gli ha detto guai a te se ti scopri troppo, perché se no finisce male. Infatti su quel lato diciamo manca un Gosens, perché sul gol di Cuadrado manca un giocatore e lì in mezzo non mi pare ricordare di Gosens, perché adesso stavo cercando di ricostruire di chi fosse la colpa. Momento del gol, diciamo specifica, perché ovviamente poi è colpa di tutti quando prendi gol. E poi Lukaku, luce e ombre, perché fino al gol su rigore è entrato per Fakaciara, nervosissimo. Partita che sente molto pure lui, perché comunque con la Juve non ha un buonissimo score sia sin da quando era all'estero che in Italia. E però ha pareggiato lui la partita, quindi almeno i rigori li sa ancora tirare. E almeno quello. Mi trattengo solo in questo. La rissa finale, la tensione si è accumulata. I Juventini hanno rosicato. Noi Lukaku, da come ho visto, ci sono stati anche dei cori razzisti. Quindi ha esultato come ha esultato. Ma mo, devo rivedere bene che esultanza ha fatto. Perché a me mi è sembrato tipo il gesto del comandante. Non ho capito bene cosa ha fatto, quindi non so quanto sia stata polemica, però era già stato ammonito, quindi me lo sarei evitato, ecco, l'avrei semplicemente guardati schifato e basta, senza fare altro, fossi stato lui, però appunto ha deciso di fare questa cosa, ma non so cosa precisamente, perché se si elimina il gesto del comandante, secondo me non è da giallo, vabbè, è come un'esultanza di che sì. E niente, poi gli altri entrati, Aslani ha provato qualche lancio sbagliato, come un po' con la Fiorentina, però il rigore parte anche da un suo lancio. E per il resto niente, ragazzi, dobbiamo dare una svegliata e dobbiamo riprendere a segnare già da Salerno, perché dobbiamo trovare la quadra di questo cerchio, perché abbiamo pochissimo tempo. Quindi sotto con Salerno, no? Adesso questa partita è finita così, se ne riparla il 26 aprile, quindi fino a quel momento pensiamo al campionato e alla Champions, che abbiamo Salerno e poi Portogallo, Lisbona. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.